Siete qui a testimoniare per la vostra diretta conoscenza di questa agenzia e della sua connessione al virus Siphon Filter. Lei non è un ufficiale, Mr. Logan, perciò inizierò da lei. Per il verbale, ci descriva come è stato coinvolto all'inizio. L'agenzia era sulle tracce di un terrorista internazionale di nome Eric Romer. Uno dei miei uomini andò in Costa Rica per indagare sul traffico di droga di Romer. Perdemmo i contatti con lui e mi mandarono con Liam a cercarlo. Siphon Filter 3, secondo me, è il capitolo più bello della storia, perché praticamente si vengono a scoprire tutti i retroscena del primo e del secondo Siphon Filter. Però, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, mi sono dimenticato di salutarvi perché ero preso dal registrare le puntate una dopo l'altra. Siamo ancora su Siphon Filter 3. E come detto prima, secondo me è il migliore della saga perché ti permette di scoprire tutti quei retroscena del primo e del secondo capitolo che soltanto la storia di gioco non ti consente di conoscere, quindi veramente veramente interessante. Foresta pluviale Costa Rica, piantagione nascosta di Römer, che è praticamente la stessa zona dove comincia il primo Siphon Filter, se vi ricordate bene, no? Dove c'è il filmato introduttivo di Römer che dice a Girdo di bruciare tutto e quindi di conseguenza siamo lì, in quella fase di gioco. Deposizione di Logan dal verbale del congresso. Nell'agosto del 1999 all'INM fu assegnata una missione impegnativa: infiltrarsi nelle operazioni di Römer, incontrarsi con l'agente Ellis, il nostro contatto sotto copertura, e aiutarlo a completare la sua missione. L'ordine veniva dal capo dell'agenzia, Edward Benton, che noi abbiamo già conosciuto. In quel periodo non discutevo gli ordini. Lian e io riuscimmo ad atterrare, ma lontani l'uno dall'altra. La piantagione era vasta e ben controllata. Capii che eravamo nei guai alla prima trappola, delle torrette automatiche, che erano appunto delle torrette automatiche. Era piuttosto ovvio che Römer non voleva ospiti. Gabe, ho mancato il bersaglio di alcune centinaia di metri. Sono a fondo valle rispetto a te, ci sono almeno due tango tra di noi. Più avanti, verso sud, vedo una mitragliatrice. Vado a darle un'occhiata mentre mi raggiungi. Ok, quindi facciamo attenzione perché già qua partiamo in maniera molto particolare con un soldato qui alla sinistra. E se non ricordo male dovrebbe essercene un altro praticamente dall'altro lato. Solo che qui dovrebbe esserci un forziere forse da qualche parte. No, forse non era qui, era più sotto. Che conteneva praticamente un M16. Però potrei avere dei ricordi distorti di alcuni forzieri. Ecco, attenzione lì che... Ok, se riusciamo a farli fuori in questa maniera è molto meglio, così evitiamo... Ecco, lì c'è Lian. Ci sono due tango, no? Quindi due nemici. Gabe. Cattive notizie. Questa giungla sembra infestata da torrette automatiche. Stai indietro, di questa mi occupo io. E ci fa vedere cosa dobbiamo fare in caso di torrette. Quindi lanciare una granata. Lanciare una granata e risolvere praticamente il problema. Ora, in questo caso, qui c'è la giacca antiproiettile, ma non mi interessa. Ecco, e qua adesso c'è una parte molto fastidiosa. Vabbè, qui c'è il cecchino. Queste sono tutte piantagioni che dobbiamo ricordarci per dopo, ragazzi, perché dobbiamo distruggerle. Ecco qua, qui c'è la torretta. Quindi, esatto, ora mi fai lei. Esatto, e qui praticamente abbiamo il tutorial per come contrastare le torrette, quindi facciamo il tasto L1 per prendere la mira, facciamo una bella palla, bel pallonetto e via. Usa quest'albero per ripararti. Ecco, lei ci fa vedere ovviamente, ci fa un po' da tutorial, perché qua se non sbaglio ci sono altre torrette. Sì. Quindi noi dobbiamo passare da qua. Esatto, e ripararci con l'albero. Quindi andiamo un po' più avanti.
stessa cosa di prima, quindi cerchiamo di selezionare, ecco qui, bel pallonetto. Ok. Non è facilissimo, ma non è neanche difficilissimo, perché basta colpire comunque le torrette con il raggio d'esplosione. Ho trovato la host bellissima. Allora, queste sono le coordinate di Ellis. Quante informazioni sono state trasmesse alla tua agenzia? Non saprai nulla da me. Preferisco morire. Molto bene. Adesso ti mostrerò come trattiamo le spie da queste parti. Uccidilo. E se vi ricordate bene, questo era appunto l'intro del primo Siphon Filter, dove appunto c'è Mara Aramov che uccide Ellis, che loro poi lo ritrovano e dicono: Ellis, hanno bruciato tutto, eccetera eccetera. Eccolo qua. Ellis, l'hanno ucciso. Leon, hai trovato qualcosa? Hanno incendiato tutto. Non so cosa coltivassero, ma non si trattava di droga. Romer sapeva che stavamo arrivando. Cosa facciamo adesso? Aspettiamo la prossima epidemia virale. Non dovremo attendere molto. Benton, Ellis è morto. Ordini? Riprendete la missione di Ellis. Dividetevi. Liana, dirigiti al complesso dei laboratori e libera ogni scienziato non ostile. Romer cercherà di fare terra bruciata dietro di sé, distruggendo ogni cosa. Logan, trova un computer e invia le coordinate di questa piantagione al quartier generale. Ho degli aerei pronti a intervenire sul posto al tuo ordine. Controlla il tuo ICD per la lista aggiornata degli obiettivi. E qui le nostre strade si separano. Quindi prima facciamo fuori i nostri amici, poi tentiamo di mirare qua, esatto. Lanciamo la granata e via. Verso nuove avventure. Il consiglio che vi posso dare è cercare di mirare sempre all'entrata del bunker, delle torrette, in modo tale che la granata possa rimbalzare e quindi colpire poi... in modo tale che possa rimbalzare e colpire praticamente la torretta, anche se non presa direttamente. Poi vabbè, muoversi a destra e sinistra con L2R2 è penso il consiglio migliore che vi possa dare per evitare di avere a che fare con la terribile gestione della telecamera. Che purtroppo è molto rudimentale qui in PlayStation, almeno nella prima PlayStation. Vedete, alcune piantagioni non sono state bruciate. Qui tra l'altro mi stanno finendo le munizioni, quindi meglio passare al bel M16. Violenza dal quale io mi dissocio. Ok. Ecco, qui facciamo attenzione. Ok. Abbiamo salvato. Abbiamo salvato la donna. Qua dovrebbe esserci sempre giubbotto antiproiettile. Ah no, ok, qua mi hanno dato il fucile. Ottimo. Che forse è il fucile di precisione addirittura. Muchas gracias, señor. ¿Puede ayudar a mi amiga? Esatto. Un altro schiavo da liberare. Gracias por todo lo que ha hecho. Che ovviamente non è una missione difficilissima, perché praticamente si trova qua. Quindi già fatto. Diciamo, queste sono quelle piccole side quest, no, che si aggiungono durante la missione principale, che un pochettino possono spiazzare il giocatore, ma in questo caso non c'è nulla di scandaloso.
Ok, adesso siamo rifillati con il fucile a pompa. Quindi io direi di utilizzare questo. Lì, attenzione che c'è un amico vicino a una torretta, quindi mirate sempre qui all'ingresso della porta. Oh merda. Ok. La torretta dovrebbe... Oddio. Ok, perfetto. Qui dovrebbero esserci... Ah no. Pensavo ci fossero le granate. No, tutti i forzieri io non me li ricordo. Cioè, li ricordo tutti... Tutti al contrario. Questo tra l'altro con fucile da cecchino che correva così per le praterie. Ma questa torretta? Sì, l'ho già fatta fuori. E allora sì, qua stiamo tornando indietro praticamente. Anche perché noi dobbiamo andare verso la freccia, quindi in realtà non è difficile perdere l'orientamento, anche perché qui comunque le mappe sono molto piccole. Solo che il gioco è un po' infame e praticamente ti fa fare delle strade un po' a zig zag. E quindi... Porca puttana. Anche perché poi i nemici respawnano, quindi è un bel casino. Ok. Addirittura qua forse siamo a inizio livello. Sì, siamo tornati praticamente a inizio livello. Cioè mi hanno fatto girare praticamente tondo. Le strade purtroppo non me le ricordo tutta a memoria. È vero, potrei guardare la mappa in realtà, però sono troppo lazy per farlo. Ecco, questo dovrebbe essere il forziere dove c'era il giubbotto. Sì. Perché c'era un fucile e giubbotto antiproiettile, quindi mi ricordavo. Ok, proseguiamo. Sì, ma qua ce n'è uno, perché non me lo miri? Ah, che poi se non ricordo male qua era il computer dove dovevo mandare le coordinate. Era dentro sti capannoni. È vero, perché lui mi ha detto, dice, mandami le coordinate tramite il computer. Ed era qua il computer, mi ricordo, in uno di questi capannoni. Oddio. Porca troia. Però non era in questo capannone, quindi vuol dire che è nell'altro. Attenzione. Ecco, forse era qua, eccolo. Gli aerei stanno arrivando. Anche in questo elicottero dovevo fare qualcosa, se non sbaglio. Cosa c'era da mettere là? Non mi ricordo se era la trasmittente o qualcosa. Però non adesso, mi sa, forse dopo. O comunque dovevo spegnerlo, forse.
Mi ricordo che dovevo fare qualcosa con questo elicottero. O forse anche questo è un altro dei miei ricordi distorti. Ecco, vedi? Esatto. L'idraulica del... Dovevo... Aia, puttana. Maledetto. Dovevo sabotarlo. Tra l'altro i soldati continueranno a venire... praticamente... all'infinito. Quindi bisogna fare attenzione a tutto. Ora però, la mappa mi dice di andare di là verso sinistra, ma verso sinistra? No, aspettate un secondo. Ecco la mappa. Posizione sconosciuta, altri tre campioni. No, dobbiamo andare là dietro. Io mi ricordavo che bisognasse fare dell'altro, ma non ricordavo questa roba dei campioni. Ah, perché devo prendere i campioni delle piante. Quindi ora, se non sbaglio, dobbiamo tornare a prendere praticamente i campioni delle piante che non stanno bruciando, giusto? Perché era questo il kit che mi serviva. Perché ora... Oddio, attenzione, madonna mia, attenzione al fuoco perché il fuoco ci insta sciotta. E ora dobbiamo seguire praticamente il sentiero per trovare... Ecco, per trovare praticamente questi... Esatto, altri due campioni. Attento Logan, secondo i dati ti stai avvicinando ad un campo minato. Ah, ok, questa sì è la parte finale della missione. Ok. Quindi da questo momento dobbiamo tornare adesso tutto indietro e recuperare i campioni delle altre piante. Quindi facciamo tutta la strada. Ecco, qua ce n'è un altro. Però prima facciamo fuori questo. Ecco qua. Gabe, Romer è diretto verso una pista d'atterraggio a nord dei laboratori. Uno dei tecnici mi ha detto che la giungla circostante è minata per evitare che i lavoratori raggiungano gli aerei da trasporto. Fa attenzione. Esatto. Che è quella zona... dove praticamente noi stavamo per andare prima, no? Che mi ha detto, dice, quella zona è minata, eccetera, eccetera. Però prima di andare lì, dobbiamo prendere l'ultimo campione. Quindi, qua è tutto bruciato. Tecnicamente basta seguire il sentiero e dovrei riuscire a trovare l'ultimo campione. Perché le piantagioni, come potete vedere, sono tutte di strada. E tra l'altro uno si trova lontanissima. Quindi dobbiamo fare tutta la strada dietro. Madonna, mi ricordo che la prima volta che ho fatto sta missione
Ci ho perso le ore. Eccolo, per trovare questi campi. Ok. E adesso qua abbiamo fatto tutto. Ora, in teoria, io dovrei trovare dovrei trovare praticamente il cercamine, se non ricordo male. Ecco, uso il tunnel d'uscita secondario. Ah no, forse ci devo soltanto andare. Però non era di qua. Sì, invece sì. Perché la missione si concludeva per l'appunto con io che devo andare in questa zona. Ecco qua. Oh no, porca troia. Madonna, mi sono cacato. Sì, è giusto allora. Solo che appunto devo trovare il cercamine. Che però bastardi non me lo dicono. O forse già ce l'ho e non me lo ricordo. No. Si deve prendere il cercamine. E il cercamine si prendeva praticamente nella zona dove c'erano le capanne. Dovrebbe trovarsi qua. C'è proprio il forziere con il cercamine. Se non mi ricordo male, perché, ripeto, il gioco mi ricordo come è strutturato nei livelli, ma non mi ricordo dove prendere gli oggetti, quindi potrei anche girovagare un pochettino. È vero che in realtà potrei andare anche a tentativi. Oh. Eccolo, però forse era qua. Eccolo, rilevatore di mine. Esatto. Eh sì, me le ricordo le cose, però devo fare attenzione. No, però aspetta, non devo andare di qua, è dall'altro lato. Perché noi praticamente adesso equipaggiamo il rilevatore di mine. No, aspetta, mi sa che stiamo andando veramente al contrario adesso. No, ok, giusta la direzione. E qui dovrebbe, ecco, esatto, dovrebbe iniziare a lampeggiare, quindi, esatto, vedi, lì c'è la mina, quindi noi ci passiamo di fianco. Facciamo attenzione. Ah, qua ce n'è una. Ma no! Ok. Missione completata. Incontrati con Xing nella zona di fuga. Negativo. Sono sulle tracce dell'aereo di Romer. Ti è stato dato un ordine preciso, Logan. Ritirati. Logan, chiudo. Ecco, e qui già Logan inizia a fare un po' di testa sua. Dove appunto si stacca dall'obiettivo principale per tentare di prendere Romer. Perché questo? Perché ovviamente preso Romer, che era il capo dei terroristi, sarebbe finito praticamente tutto. Mentre invece Benton non voleva che Romer venisse preso, perché, se vi ricordate bene, nel primo Siphon Filter poi si scoprirà alla fine che Benton e Romer erano in realtà colleghi, o comunque erano in realtà soci, e quindi lavoravano per uno scopo comune. Detto ciò, io per il momento vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima.